Ben ritrovati a Cantiere, dove ci occupiamo di tanti argomenti. Oggi parleremo di un argomento, diciamo, di vita, una storia di un giovane militare che ha fatto servizi anche all'estero con l'esercito italiano, Antonino Pennelli, Pennelli, buonasera. ex graduato dell'esercito italiano. Perché questo incontro con Antonino? Perché Antonino ci ha incuriosito la sua storia, la storia di Antonino, di una persona che è arruolato per 25 anni, pensate, nell'esercito italiano, dove ha, diciamo, servito lo Stato, ha servito lo Stato anche nelle missioni all'estero, Afghanistan, Kosovo, Albania, Macedonia. Albania, insomma, ce lo racconterà lui, però questa parentesi, diciamo, della sua vita, i 25 anni nell'esercito, alla fine non ha avuto, diciamo, un risvolto positivo. Ce lo racconterà lui e ci racconterà cosa è successo. Bene, grazie per aver accettato l'invito, Antonino. Grazie a voi, buonasera a tutti. Tu mi hai raccontato la tua storia per telefono, mi hai telefonato, Sì, mi hai contattato sì. e io ho detto: bene, parliamone un po' a Cantiere, nel mio programma, per vedere la tua storia, da dove parte, dove arriva, quali sono state le vicissitudini, perché tu poi sei partito con tanto amore, questo lavoro ti piaceva, Sì. diciamo, servire lo Stato con l'esercito. Ebbene, per 25 anni tu hai servito l'esercito italiano, lo Stato, diciamo, anche come dicevo appunto prima, nelle missioni Sì. all'estero. Però mi raccontavi che durante tutta la permanenza nell'esercito ci sono state, diciamo, delle vicissitudini di salute, diciamo. Cosa è successo? Innanzitutto, quando ti arruoli tu, militare? Allora, io mi sono arruolato a settembre del 92 e sono stato chiamato per servizio di leva obbligatorio per un anno. Dopo 3 mesi, 4 mesi già di vita militare, mi è piaciuto moltissimo, vedevo già. Mi vedo in me stesso, cioè, l'ho presa al cuore e si metteva la firma una volta e ho messo la firma come per fare i primi 3 anni e poi successivamente sono passato effettivo. Ho fatto varie missioni all'estero già dal 99. Però andiamo Sì. a gradi, diciamo. Prima delle missioni all'estero tu avevi, insomma, sei sposato, eri sposato, con Sono papà di due, sposato, secondo figlio, sono sei divorziato. divorziato, adesso stai con una Sì, compagna, con una compagna, ho due diciamo, bambini però da 15 mesi. hai anche una bambina, cioè sei papà di tre bambini, complimenti, questo è Grazie. importante. Però, insomma, tu poi, una volta che eri là, insomma, nell'esercito ti sei offerto volontario per le missioni all'estero. Sì, ho fatto varie missioni all'estero, Cosa sì. Era facevi nelle missioni all'estero? una missione di pace, si montavano ponti, aiutavamo la gente, roba umanitaria. Esatto, e lo facevi con tanta passione, Sì, tantissimo, anche, tantissimo. diciamo, per racimolare un gruzzoletto, al di là per la missione di pace, Sì. anche perché lo stipendio era abbastanza, insomma, sostanzioso. Si Non poteva. si poteva stare, sì, ma non era tanto per quello, perché anche per noi volontari, chi era volontario, era per aiutare più gli Il altri che non il prossimo. prossimo, che per noi stessi. Niente, praticamente ho avuto vari infortuni. Cioè, come è successo l'infortunio? Come mai questo infortunio? Vabbè, Come è iniziato il il tutto? primo su un addestramento mi fece male in ginocchio e una caviglia, distorsione, rottura, gessato, via dicendo. Ho fatto un po' di malattia, convalescenza. Poi rientrando dopo un paio di anni, 3 anni, ho cominciato a soffrire un po' di mal d'orecchio, mal di testa, cervicale, affinché poi a un certo punto sono stato operato al timpano plastico destro e ho cominciato a perdere un po' di udito. E poi successivamente, nel lavoro che facevo all'estero, il lavoro che si faceva in Italia, un po' qua e là, ho occlusato la schiena. In quell'epoca eri sposato ancora. Sì, no, ero divorziato. Hai già Sì, divorziato, ero già divorziato. però tu mandavi il sostentamento ai tuoi figli in Su, quel periodo che. sì, qualcosa gli davo, sì. Tutto sta che poi mi sono fatto male di brutto alla schiena, ho avuto un intervento con piastre. Una bella stabilizzazione alla schiena. Da qui è iniziato il mio calvario perché a malincuore ho dovuto lasciare l'esercito, ancora tuttora se ci penso fa male perché era un lavoro che mi piaceva, però a me, ahimè, ho dovuto finire di lavorare perché non potendo più alzare nemmeno 20 kg è Ti hanno dura. esonerato, diciamo.
Sono stato riformato. Riformato, sì. Sono stato riformato e collocato in congedo assoluto. Allora, in congedo sei stato con una pensione, no? Mi dicevi prima. Sì. Una pensione di quanto? Che è stato riconosciuto? La 700 qualcosa, 750 euro al mese. Esatto, però siccome tu venivi da un infortunio, insomma. Sì, accettandomi la cosa di servizio. Quale causa di servizio? Sì, era infortunio sul lavoro. Ho fatto la domanda successivamente nel 2017. Ma l'esercito ti ha riconosciuto l'infortunio? Sì, l'esercito mi ha riconosciuto tutto, per fortuna. Sono stato collocato in congedo nel 2017, nel 6 giugno. Il 2019 mi viene comunicato tramite i carabinieri di Lamezia, notificato che l'infortunio era stato accettato, retroattivo al 2017. Era stato accettato? Sì. Da lì in poi bisognava fare la domanda all'INPS, ex INPDAP, della domanda di privilegio per un piccolo sussidio in più del danno che ho avuto. Tu hai fatto le richieste? Tutto quello ho fatto tutta la richiesta, sì, ho fatto tantissime mail, ho fatto la prassi che si deve fare. Ancora tutt'oggi, ahimè, non ho avuto nessuna risposta. Cioè, dall'epoca l'INPS non ha dato risposta, ma come mai? Niente. Questo ritardo? Ricordiamo che tu intanto hai messo l'avvocato. Sì, sì, ho messo l'avvocato. Diciamo, affrettare un po'. Sì, anche perché qualche soldo in più farebbe come, visto che ho due figli che attualmente non mi possono dare il mantenimento. E dalla legge, dal tribunale di Lamezia, è stato deciso che io devo dare 400 euro al mese. Però tu non puoi dare, perché ti arrivano già 650, se dovessi dare 400 euro, più il fitto che paghi. Fitto, luce, gas, spazzatura, acqua, una bambina di 12 mesi, non si campa più. Non puoi neanche lavorare, perché sono. No, lavorare non posso, non proprio sei. Lavorare. Sono proprio messo KO. E l'INPS? E l'INPS ancora a tutt'oggi nessuna risposta, dopo varie mail, dopo vari messaggi, mi dicono sempre che la pratica è lavorazione, lavorazione, lavorazione. E l'avvocato? L'avvocato ha mandato anche lui delle PEC, delle mail, ma a quanto pare ancora oggi nessuna risposta. Tu chiedi un appello a questo? Sì, chiedo all'INPS. All'INPS, sì, ex INPS di Catanzaro, se possono accelerare la pratica in quanto. O farci capire qualcosa. O farci capire qualcosa, se c'è qualcosa che non va a livello di documentazione, ma a quanto pare è tutto. Quanto è cambiata la tua vita da quando è successo il tutto? Perché tu sei partito con entusiasmo. Sì, io sono partito per fare il militare. Sì, io sono partito all'età di 18 anni e l'ho presa con amore, con orgoglio. Era la mia vita, mi piaceva tantissimo. E ancora tutt'oggi, ripeto, quasi 4 anni, a giugno faccio 4 anni che sono fuori, ancora sogno la notte che io faccio il militare. Penso ai colleghi, tantissimi amici che ancora mi chiamano, ufficiali, sottufficiali, parecchi colleghi. Mi è cambiata la vita, sì. Mi dicevi prima che la cosa più dura è non poter dare il sostentamento ai tuoi figli, la cosa che ti pesa di più. Sì, effettivamente sono. Perché tu faresti questa battaglia, è giusto questi soldi se ti toccano. Se mi dovrebbero arrivare. Dovrebbe toccare tu le destine ai tuoi figli. Sì, perché anche c'ho un figlio di 20 anni. Giustamente non lavora perché per la pandemia un po' qualcosa non c'è il lavoro, essendo che siamo, il problema è proprio quello. Il secondo studio, c'ha 15 anni, prossimi 16 anni fa il secondo superiore, e poi ripeto, c'è la bambina di 15 mesi che non è che non gli posso dare a mangiare. Certo, la bambina, certo, per l'amor di Dio. E poi vado avanti con tra mia mamma la 10 euro, mio fratello 50, qualche amico 100. Però prima o dopo questi soldi non è che sono un regalo, glielo devo sempre restituire. Devi riconoscere in qualche modo, diciamo, questo aiuto che ti stanno dando i tuoi vicini, diciamo, le persone vicine, i familiari. Familiari, anche amici. Perché io ho raccontato questa storia? Perché nella vita ci sono tante storie. Questa è una storia che mi ha colpito ieri, perché innanzitutto si tratta di un giovane papà di 3 figli. Poi in questo periodo di Covid, che neanche ci aiuta, diciamo. Soprattutto non ci aiuta a nessuno. Come si sente uno? No, vabbè, le spese sono maggiorate, perché prima con un po' di libertà che avevamo in più, un giorno vai a mangiare la zia, no? Un giorno vai a mangiare mia madre, le spese sono minori. Adesso siamo in casa, anche perché, ripeto, con una bambina piccola è un po' dura uscire, aver paura di prendere il Covid, mischiare la bambina, vedendo tutte queste
come si dice, tutte queste cose in ospedale, questi bambini, anziani, cioè, che stanno soffrendo, paura, diciamo. A me sinceramente fa paura. Io esco giusto il limite possibile per fare quel minimo di spese che possiamo fare, ma poi oltre non si può fare, non posso fare niente. Tu sei un giovane, però sei partito con tanta volontà, mi dicevi prima, tanta voglia di fare. Insomma, alla fine non, alla fine, sì. Non ti aspettavi un risultato del genere? No, insomma, mi aspettavo, no? Di finire una bella carriera militare, arrivare fino a dove potevo, ma purtroppo la vita con me è stata un po'... mi ha segnato. Però tu, quanto mi dicevi, che prendi di pensione 600-700 euro al mese? Con gli assegni familiari di mia figlia, 795. E quanto dovrebbe essere poi? Ma intorno, dovrebbe essere intorno a 1200-1300. Cosa che non è, insomma. Cosa no? Che... cioè, in teoria dovrebbe, più o meno la cifra dovrebbe essere quella. Non è che uno dice diventa milionario, si arricchisce, però una mano me la dà, sinceramente parlando. Che la mia compagna non lavora. Io, la mia pensione è quella. Sei andato all'INPS di persona, ti sei rivolto? No, per la pandemia lavoro nel lockdown. È tutto chiuso, non si può muovere. Diciamo, non si può muovere proprio. Sei, insomma, così, non sai che pesce prendere. No, niente, non so proprio nulla. Devo, mi dicono solo ti senti un po' di aspettare e aspettare. Ti senti un po' abbandonato dallo Stato, dopo che uno ha dato, diciamo, ha fatto servizio? Ma dato... guarda, devo essere sincero, dallo Stato proprio no. Perché alla fine loro, il loro dovere, diciamo, in teoria e in pratica, abbiamo chiuso un buon rapporto, hanno fatto tutto quello che potevano loro fare. Loro hanno mantenuto tutto quello che... Le promesse che sono state fatte l'hanno mantenute. E li ringrazio tantissimo a tutti i colleghi, a tutti quanti, ufficiali, sottufficiali, truppa, tutti. Quello che mi manca è ancora... No, cioè, siamo nel 2021 e se uno non ha un'amicizia, nemmeno nei luoghi... pubblici, tipo INPS o INPDAP, se non conosce nessuno. Tu attribuisci questa colpa all'INPS, diciamo. Sì, sì, perché... Per la burocrazia. Per la burocrazia, perché una domanda fatta, una cosa di servizio accettata nel 2019, siamo al 2021, due anni. Cioè, anche se la domanda, perché essendo ignorante in materia, la domanda l'ho fatta sempre in tempo, il 30 settembre del 2020, sono passati quasi 8 mesi. E nessuno nemmeno a chiamarmi o un'email o rispondermi dei messaggi dicendomi guardi signor Pennelli, la pratica è bloccata per tale motivo, ho fatto 10.000 chiamate io, mi dicono la pratica è lavorazione, ho fatto i solleciti, stiamo facendo i solleciti, ma nessuno mai si è degnato a dirmi signor Pennelli guardate la situazione è questa, non abbiamo personale, inventatevi una scusa, qualcosa, uno magari, sono pure io padre di famiglia, allora, capisco le esigenze di tutti quanti, però almeno un messaggio. Non tanto a me personale, ma a me all'avvocato che ho messo, dire guardi c'è questo problema, cerchiamo di risolverlo prima possibile, ma non lo vedo. Quali sono i ricordi belli che hai da militare tu? Ma guarda, di bello c'ho tutto, tutto. Se dovrei raccontare 25 anni della mia vita. Quante missioni hai fatto? Totale 8-9. Più o meno. 8-9 missioni? Sì, tra Albania, Kosovo, Macedonia. Mancavi da casa ogni... Sì, diciamo le missioni duravano 3-4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, dipende dai luoghi dove si andava. Sempre, ripeto, a base volontaria. Sì, sono state belle esperienze, poi la cosa è bella aiutare il prossimo, no? Come si dice? Vedere quei bambini... Che poi il compito dell'esercito italiano è sostegno a queste persone che purtroppo hanno delle guerre, no? C'hanno tutta un'altra realtà rispetto a noi, vivono veramente peggio di noi. Io diciamo, questo appello ripeto, lo faccio perché so quanto è dura la vita, è dura. Perciò insomma hai vissuto, ci sono nelle negatività anche cose, molte cose positive. Sì, insomma, sì, positivo state, sì. No? L'esperienza di vita. Diciamo, insegna a crescere, cosa che manca oggi ai nostri ragazzi. Però poi alla fine insomma non ti ritieni soddisfatto per questo riconoscimento che non ti viene dato, no? Certo. Perché tu con quei soldini, ripeto, con quei soldini che ti dovrebbero dare, tu daresti la mano ai tuoi figli, insomma, sì, che c'hai tre figli. Anche la mia ex moglie sì, lavora, però giustamente i bambini sono fatti in due, non si fanno da soli. È pure giusto che un papà, un padre di famiglia collabori con i propri figli. Diciamo che il rapporto di coppia in questo caso non c'entra niente, anzi se tu hai un buon rapporto. Sì, sì, c'è un buon rapporto. Fa piacere, però i figli sono figli. I non figli si sono figli. E arrivare a fine mese che gli vuoi dare 50 euro, 100 euro, 10 euro, non glieli puoi dare perché non ci arrivi.
È la cosa di primo. Eh sì, io il giorno 1 prendo la pensione, il giorno 2 e il 3 è finita. Perché, ripeto, le bollette arrivano, le spese ci sono, l'affitto c'è. Purtroppo. Allora, facciamo questo appello, in questo caso all'INPS, no? Sì. Se ci segue qualcuno dell'INPS, per poter dare una mano ad Antonino Pennelli. Pennelli, questo ex, diciamo, graduato dell'esercito italiano, dove ha servito lo Stato. Perciò lo Stato in questo caso deve sostenere. Speriamo che qualcuno si attiva. Speriamo che qualcuno si attiva. Noi abbiamo fatto un appello, facciamo un appello. Sì. Poi noi possiamo solo fare comunicazione, no? Nel senso che possiamo denunciare le situazioni che ci sono. E noi ci auguriamo sempre che poi le cose finiscono bene. Sì, no? Sì, io preferisco andare su, non sono un tipo per la guerra, sono per la pace. Vabbè, certo, una cosa, se sei venuto qua, insomma, sì. Sei venuto in pace, diciamo, sì. Arrabbiato però con molta delicatezza, sì, sì. Educazione, ho detto, sì, sono arrabbiato, però insomma più di là. Non si può fare. Io lo faccio solo per avere qualcosa per i miei figli. Soprattutto. Perché un padre si priva per dare ai figli, e questo di solito la mission, a proposito di missione, no? Sì. Che fa un genitore, dovrebbe essere sempre così. Perciò Antonino, vuoi fare tu un appello, diciamo quello della tua telecamera, un appello a chi dovrebbe risolvere questo l'unica problema? L'unica cosa è l'INPS, l'ex INPDAP di Calanzaro, soprattutto perché io dipendo da loro, se una mano sulla coscienza, se mi potete aiutare a sbrigare il disbrigo di questa pratica, anche perché sono arrivato a un punto veramente di non farcela più, cioè moralmente sono molto abbattuto. La cosa che mi rammarica è proprio quella. Sì, i soldi non fanno la felicità, tutto, però aiutano perché sono sempre tre figli da mantenere, da aiutare, una compagna. Speriamo bene. Diciamo che ti ha rafforzato anche il fatto che tu hai un buon rapporto con la tua ex moglie. Sì, ecco, sì. Questo è importante. C'è un buon rapporto, sì. Perché, per fortuna è un buon rapporto, perciò l'amore per i figli c'è. L'amore per i figli non si tocca per nessuno. Non si tocca per nessuno. I figli sono i figli. L'amore figli. Passa per la moglie, compagna che è, ma per i figli non passerà, non passa mai. Bene, io ti ringrazio Antonino, ti grazie faccio i miei migliori auguri, in bocca al lupo. Preghiamo qualcuno che si interessa a questo caso di Antonino, se si può risolvere questo problema. Grazie Antonino per essere grazie stato a voi per l'ospitalità. Arrivederci a tutti, grazie.